Scully, che ci fai qui? Pensa, mi stavo vestendo per venire da te, ma non trovavo una cravatta che andasse d'accordo col mio berretto. Tu non vai al lavoro, te ne torni a letto. No, aspetta, aspetta, il nastro ha i vincitori. Scully, io stavo venendo in ufficio per dirti che Albert Holstein è morto. Se n'è andato ieri sera, in Nuovo Messico, è stato in coma per 2 settimane. È impossibile che sia venuto a parlarti. No, io l'ho visto, ho persino pregato con lui. Mulder, non ci posso credere, io non... Mi dispiace, ma non è possibile. Ti sembra più impossibile di quello che hai visto in Africa? O di quello che hai visto in me? Non so più a cosa devo credere ormai. Ero talmente determinata a trovare un sistema per salvarti che non avevo tempo di soffermarmi su quello che vedevo. Ma ora non ti so dire, non so quale sia la verità, non so a chi dare ascolto, di chi mi posso fidare. Diana Foley è stata trovata uccisa questa mattina. Non mi sono mai fidata di lei. Eppure ha contribuito a salvarti, tanto quanto me. Mi ha dato quel libro. Ed è la sua chiave che mi ha condotta a te. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. So che era tua amica. Scully, io so cosa provi. Anch'io non sapevo a chi affidarmi. Ho scelto un altro sentiero. Un'altra vita. Un destino che mi ha portato da mia sorella. E anche se il mio mondo era irriconoscibile e capovolto, una sola cosa è rimasta uguale. Tu eri la mia amica e mi hai detto la verità. Anche quando il mondo va in pezzi, tu sei la mia costante, la mia pietra di paragone. E tu sei la mia.